46 anni dopo quel terribile terremoto che ha distrutto la Valle del Belice, il coordinamento dei sindaci, capitanato dal sindaco di Partanna, Nicolò Catania, chiede il rilancio dell'intera valle. Alla manifestazione, oltre alle forze dell'ordine, con la presenza del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Fernando Nazzaro, e il questore di Trapani, Carmine Esposito, il vescovo di Mazara, Monsignor Domenico Mocavero, erano presenti anche i rappresentanti della politica, con il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, il senatore Tonino Dalì, il senatore Renato Schifani e il ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi. La prima questione che noi dobbiamo aver chiaro, e dobbiamo smetterla di pensare in un altro modo in questo paese, che le questioni che voi state affrontando e che avete posto, come si affrontano e si pongono in tante altre parti del sud dell'Italia, non sono questioni che riguardano il sud, non sono problemi che riguardano la Sicilia, non sono problemi che riguardano un'area, un pezzo di questo paese, sono problemi che riguardano l'Italia. O cambiamo mentalità nell'affronto delle questioni, oppure c'è sempre un pezzo del paese che ha un problema, un pezzo che ne ha un altro. O noi capiamo che la sfida e questa coscienza ci arriva, perdonatemi, in maniera molto chiara e molto netta dalla crisi che stiamo vivendo. Cioè 6 anni di recessione hanno messo in ginocchio tutti, il nord come il sud del paese. Non è una consolazione, è forse un insegnamento a capire che o un popolo, una comunità, un paese ritorna ad affrontare la sfida della realtà coesa, sapendo che non ci può essere divarico, ma è con caratteristiche diverse, tradizioni diverse, pluralità diverse, un'unica sfida per tornare ad essere protagonisti nel mondo, o la battaglia l'abbiamo persa tutti. Non c'è un pezzo e una regione del paese che oggi si può sentire tranquilla. Perché era più ricca, più infrastrutturata di un'altra. Mi sembra che il giudizio che sia emerso, che dice un cambio di passo, sia esattamente quello che citava adesso il sindaco, un territorio distrutto più da una sottovalutazione delle istituzioni che dal terremoto. Pensate alla pesantezza di questo giudizio. E come ognuno di noi che rappresenta le istituzioni nel livello più basso, o nel livello più alto, come a me è chiamato oggi di rappresentare da Ministro della Repubblica, può averne le percezioni del ruolo che l'istituzione ha. Fare più danni l'istituzione, un cattivo uso dell'opportunità che ci è data, dello strumento che ci è dato, del potere che ci è dato, può fare più danni della natura e del dramma di un terremoto. Una crisi che ci unisce. E che ritorna come nel dopoguerra a capire che l'unica possibilità che noi abbiamo per ritornare ad essere protagonisti è l'identità di un popolo, i valori di un popolo, la storia di un popolo, le risorse di un popolo, dal nord come al sud uniti, uniti perché noi siamo un paese unito, profondamente diviso dal cattivo funzionamento delle istituzioni. C'è una responsabilità delle istituzioni. C'è una responsabilità delle istituzioni, innanzitutto prima ancora dei cittadini e di una comunità, a far leva non sulla facile strada del vittimismo e dell'assistenzialismo, è la facile strada per tutti. Non pensiamo che il primo problema siano le risorse, perché tante volte in tanti pezzi del paese, e anche qui io dico in tanti pezzi del paese, non solo al sud, no, anche qui. Spezziamo un luogo comune. Quante risorse sono state destinate, messe a disposizione nei bilanci dello Stato, nei bilanci delle regioni, nei bilanci dei comuni e quante risorse sono state effettivamente consumate? Quante sono state spese? Quante sono state spese bene? Allora vedete che il primo problema non è la richiesta di risorse. Il primo problema è innanzitutto la modalità con cui noi ci diamo una priorità, con cui ci costringiamo ad avere un percorso, a darci dei tempi, a dirci come le spendiamo quelle risorse. Io l'ho scritta in una legge, la prima volta che c'è scritto in una legge. Se quelle risorse che ti ho dato in un tempo certo tu non le spendi, e ovviamente ti ho creato le condizioni perché tu le possa spendere, quelle risorse ti sono ritirate. Non le hai più, sono date a un'altra esigenza che è pronta per cantierare, per dare lavoro e per rispondere alla priorità. Se arrabbierà il sindaco di quel territorio, se arrabbierà il mio amico parlamentare di quel territorio, ma o cambiamo logica oppure non ne abbiamo più, non ne usciamo più.
L'opportunità che può derivare oggi, a distanza di 46 anni, da quel dramma e da quel giudizio negativo sull'atteggiamento su di noi, è quello di trasformarla in una grande opportunità. Non pensiamo che, e neanche facciamo più percepire che il problema è solo quello di dare delle risorse per qualcosa che giustamente voi dite non vi è stato dato. Quello lo dobbiamo risolvere. La sfida che oggi lanciate al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell'Economia, al Governo, alla Regione, è la sfida di un grande nuovo progetto di rilancio di un territorio che ha una composizione di passi, di responsabilità e di tempi. Questo è quello che ho colto dai 6 punti, per cui è più di chiedere ciò di cui avete diritto, spezzando i luoghi comuni che non si è capace di affrontare la provocazione di una realtà anche negativa, ragionando in grande e ragionando che noi possiamo essere grandi protagonisti del nostro territorio e del paese. Pensiamo che possa essere più che il mille proroghe il decreto enti locali, il governo a fronte del Parlamento che presenta, lo posso già dire qui, a fronte del Parlamento che presenterà l'emendamento, darà parere favorevole alla presentazione del Parlamento. E quindi un primo punto, cerchiamo di misurarci, poi ci ritorneremo, se non l'avevo fatto, a quel punto ognuno avrà ragione di dire parolai e non persone che fanno fatti. Perché il vero problema è anche i balzelli e i passaggi che ognuno, ho fatto prima l'esempio del patto di stabilità, ma potrei fare altri 500 esempi. Utilizziamo anche un rapporto tra regione e Stato centrale per la semplificazione, per la sburocratizzazione, per i passaggi. Se siamo insieme, nessuno potrà accusare l'uno dell'altro che si vuole, tutti noi vogliamo la trasparenza, la legalità, che tutto possa avvenire, ma non possiamo che, proprio mentre vogliamo questo, combattiamo l'illegalità, combattiamo chi se ne approfitta, il modo con cui si traduce questa nostra lotta diventa più burocrazia, più rigidità, più pastoie, in modo che vinceranno ancora quelli che noi vogliamo combattere, perché se uno non rilascia le concessioni edilizie legittime nel tempo più breve, non è che perde solo lo Stato, non è che perde solo quel cittadino che ha il diritto, vince colui che vuole affermare che si deve prendere un'altra strada per ottenere ciò in cui invece ha diritto. Ragioniamo se l'idea della zona franca può essere un strumento di promozione di sviluppo industriale, di crescita e di rilancio industriale. Ragioniamone insieme e allora individuiamo nel Paese, se riteniamo che questo sia uno strumento di rilancio di un progetto grande industriale in zone depresse dal punto di vista economico, se questo può essere, assumiamoci la responsabilità di regolamentarlo, di dire quali possono essere queste aree, queste zone del paese, sperimentiamo nell'efficacia. Non ragioniamo solo su una singola richiesta, ma se emerge come esigenza, emerge in alcuni incontri che faccio come esigenza, affrontiamola in maniera complessiva.